Buongiorno escursionisti, questa mattina andiamo in Val Chiavenna e oggi sto partendo qui da Voga. Voga è un paesino appena sopra Gordona e il mio obiettivo di oggi è quello di andare a raggiungere l'Alpe Cima a 1870 metri. Io mi trovo già qui all'inizio del sentiero dove ho lasciato la macchina, c'è questo piccolissimo parcheggio, però c'è. E adesso farò un bel tratto su una jeepabile che mi porterà al primo alpeggio, l'Alpe Cermine, e poi dall'Alpe Cermine inizierà il sentiero che mi porterà all'Alpe Cima. E comunque qui abbiamo i primi cartelli. Alla mia prima destinazione è l'Alpe Cermine a 1 ora e 30 minuti da qui, e qui il cartello Voga, 1056 metri. Eccomi arrivato sul sentiero D5, deve essere una sorta di mulattiera. Pensavo una jeepabile più larga, invece no. E qui la mia bandierina. Quindi adesso si prosegue. Si continua su questa jeepabile qui. Comunque la spruzzatina di neve l'ha fatta là in alto, eh. Un po' di neve l'ha picchiata su, quindi mi sa che trovo neve super alpeggio. Arrivata una prima, cos'è, una baita sto coso qua, cos'è? Vediamo un po', c'è la porticina qua, adesso è aperto, ah no, è già aperto, cos'è? C'è, si capisce cosa sia, mi ha messo le lamiere sopra perché il tetto è andato, sembra un gabbiotto della corrente, c'è dei ganci, quei cosi lì tondi sono quelli della corrente, ho messo qua, così. Bello quel tratto dove ho attraversato i torrenti, lì era la Valle della Forcola. Diciamo che adesso il sentiero inizia a salire. Fino adesso è stato abbastanza un sali e scendi, ma adesso da qua vedo che c'è una bella salita da fare. Incredibile, l'hai visto? Ma è pieno qua, è pieno di cervi, che ero già incontrati forse 3 volte, quindi diciamo che la giornata prometterà bene. Adesso devo continuare sempre su di lì. Alpe Cermine dovrebbe essere là, quella zona lì dovrebbe essere. Vediamo. Però bello, sì, sempre ben segnato. Sempre bello da fare, merita. Discesa, si va giù. Urca, urca che scalinata. Comunque devo dire che questo sentiero qui, ma questa zona qui, anche perché quando arrivo a Cermine, finisce una famosa mulattiera che è stata costruita. Poi vi racconto. E anche qui comunque potete vedere che abbiamo segni di queste vecchie mulattiere, ancora perfettamente conservate.
stavo guardando questo muretto, ho detto guarda qua, un terrazzamento, che ce n'è anche uno lì. Poi guardo bene e c'è una baita. Ma, cioè ormai è sottoterra sta baita. Guardate, il terreno se l'è portato via. C'è anche un tavolino in pietra. Ma dai. Il tetto è ancora bello, eh. Incredibile. C'è scritto qualcosa? No, il tetto l'hanno rifatto, ecco perché sarà sicuramente un deposito. Si vede l'Alpe Bugliaga, ecco, io ero stato lì all'Alpe Bugliaga per andare al bivacco. Il bivacco Forcora è dietro lì. Belle le montagne, che dite? Alla faccia di due baite, questo è un paesino. Porca, ce ne sono, eh? Vediamo se c'è la mia destinazione, penso poi di sì. Alper Cermine 1346. Invece Alpe Cima data 1 ora e 30 minuti. Quindi adesso devo risalire e andare là in alto lì. Questo è il tratto più bello da fare tutto oggi. Allora, l'Alpe Cermine è stata recuperata. Adesso devo andare a recuperare l'Alpe Cima. Vi faccio vedere un po' di immagini di questo bellissimo alpeggio che penso che nel periodo estivo qui sia straffollato. Adesso non c'è nessuno. Nel periodo invernale non viene frequentato. No, no, mi sto sbagliando, invece c'è qualcuno che è su. Infatti c'è il camino che è acceso. Pensavo che non c'era su nessuno, invece c'è su qualcuno. E adesso faccio un giretto, andiamo un pochettino prima di salire su questo alpeggio. Bello, probabilmente è sistemato tutto bene. Là, come ho detto prima, c'è il camino acceso, quindi c'è qualcuno. Anche quello, che bello, come è sistemato. Cavolo, ha fatto un bel lavoro. Ah, che bello. Qui hanno pure il forno per fare le pizze. Qui stanno terminando i lavori. Spalle l'Alpe Cermine. Questo alpeggio qui è famoso perché c'è una mulattiera, la mulattiera del benefattore. In pratica la storia racconta di questo italiano che è emigrato in Argentina per andare a far fortuna lì e poi al suo ritorno ha fatto in pratica ripristinare tutta quella mulattiera, parte da Gordona e viene su qui all'Alpe Cermine. Volevo farvela vedere, però ho detto no, ci faccio un video dedicato, verrò un'altra volta e vi faccio vedere tutto quel percorso lì, perché ero curioso di ripercorrere quel vecchia mulattiera lì e vedere un pochettino veramente com'è. Ho visto delle foto, ho visto che è veramente bella. Quindi prossimamente ritornerò qui per farvi vedere questa mulattiera.
E sono arrivato a un bivio. Allora, volendo, allora, se si fa il sentiero questo qui di destra, si va al rifugio Forcola e anche all'Alpe Cima, però io so che posso passare anche di qui, ma anche il cartello me lo dice, quindi preferisco salire su di qua per andare all'Alpe Cima, così da qui diciamo che facendo invece il sentiero qui, io dico la direttissima, c'è un panorama migliore rispetto a questo qui che porta al bivacco Forcola. Ti tiro su dritto per dritto, so che sarà molto più faticosa, ma va bene così. Comunque un bel 30 centimetri, 20-30 centimetri la butta di tutti di neve. Allora, cioè se non c'era neve ero su già, ero già arrivato. Urca! Che parete! Che miseria, che parete che c'è qui sotto! Scende giù a strapiombo proprio! Devo essere sincero, non mi aspettavo un sentiero così bello. Non lo so, me l'ho messo nella testa che era un po' noioso, non lo so. Devo dire che con la neve questo sentiero sta diventando molto impegnativo. È molto bello da fare. Cioè, guardate qua come scende giù la montagna, incredibile. C'è uno strapiombo impressionante. Dai, ormai ci sono, quanto mancano? 600 metri e sono arrivato all'Alpe Cima. Sono un po' curioso di vederlo questo alpeggio. Ho visto delle foto, sono veramente qualcosa di spettacolare, molto bello. Dai, vediamo un po' di fare questi ultimi 600 metri. Se sono arrivato, mi sa proprio di sì, sono arrivato. Ah, mamma mia, eccolo lì l'alpeggio, che bello. Arrivato qui all'Alpe Cima, guardate che bello, c'è una chiesetta sotto dietro lì, ma dopo la faccio vedere, il campanile è staccato. Bello, ma guardate in che contesto è messo questo alpeggio, cioè c'è un panorama mostruoso. Eccolo qui il cartello, Alpe Cima, 1875, proprio bello, guardate qui il campanile di questo alpeggio e poi tutte le baite che ci sono qui, mamma che belle, e la chiesetta, credo che la chiesetta, vado giù a vederla, cioè è bello veramente perché cioè, sono tutte baite con mura secco, cioè incredibile, guardate che lavoro che hanno fatto qui.
È stata proprio una bella salita, poi con la neve è accentuato di più le fatiche, ma questo alpeggio qui è qualcosa di favoloso, veramente, bello, bello, veramente. Cioè, sarebbe, dovevo venire d'estate, ma stupidamente non sono venuto. Però devo dire che anche nel periodo adesso invernale, con questi colori autunnali, merita tantissimo. Si arrampica, perché comunque il tratto dopo il primo alpeggio, sentirlo comincia ad arrampicare bene, però una bella soddisfazione. Dai, mangio qualcosina e poi vi do quattro dati. Allora, oggi mi sono fatto un panino con la porchetta toscana, non lo sapevo. Buono. Ottimo. Allora, dopo il panino alla porchetta con la porchetta toscana, che io non conoscevo, veramente una bella scoperta, buonissimo. È stato molto apprezzato anche dopo l'ultima fatica di poter raggiungere qui l'Alpe Cima, l'ho gustato veramente bene. Devo dire che è stato veramente un bel giro. Partire da Voga è stata una bella scoperta. Io inizialmente pensavo che quel sentiero che da Voga portava all'Alpe Cermine fosse una jeepabile, invece no, è una bellissima mulattiera, come avete visto, che mi ha dato grandi soddisfazioni. Anche l'ultimo tratto che ho fatto dall'Alpe Cermine fino ad arrivare qui su all'Alpe Cima è stato un bel toccasana. La neve, diciamo che ha amplificato di più le fatiche di oggi, però tutto sommato ho beccato una giornata bellissima e poi dei colori autunnali che fanno veramente paura. E comunque ne è uscito fuori un giro di 5 km e 600 metri di sola andata per poter raggiungere l'Alpe Cima, e con un tempo impiegato 3 ore e 32 minuti, comprese varie soste, e c'è un dislivello di 987 metri, che direi non male. Ritorno giù all'Alpe Cermine e me ne ritorno volentieri alla macchina. Penso che sia arrivato il momento di salutarci. Io sono arrivato qui all'Alpe Cermine, manca l'ultimo pezzo da fare all'interno del bosco per poter raggiungere la macchina, e quindi noi ci vediamo come sempre fra 2 settimane. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.